Il nuovo Fiat torna a calpestare l'erba del Santa Monica a distanza dell'ultima volta in prima categoria, dove ottiene un punto nel 2-2 finale. La squadra di Fabiani deve rispondere alla netta sconfitta ricevuta 7 giorni prima al comunale con la capolista Rossi. I Misano è la squadra che ha raccolto finora più punti dall'inizio del 2020, anche se in casa, alla prima di quest'annata, non ha brillato con i Gatteo, mentre 7 giorni prima sbancava i Valmaricchi e campo del Pietracuta per 2-0. La squadra di Bucci punta decisamente ai playoff, raccogliendo per strada i frutti del proprio lavoro. Il nuovo Fiat ha fame di vittorie, dopo l'ultimo successo ottenuto con i Bagnacavallo per giungere alla salvezza ha bisogno di ottenere punti anche in esterna, e non a caso Luzzi, uno degli ultimi arrivati in casa gialloblu, sfrutta il pallone indirizzato in porta da Sartini, ma il suo diagonale termina a lato. Ancora Luzzi protagonista, la sua arma, chiamasi velocità, è devastante quando la gloria è a portata di mano. Il legno alla destra di Sacchi è pronto a salvare la porta misanese. La risposta di Misano è devastante, la sgalloppata di Muccioli viene premiata da un traversone sul quale Mamutai valuta malamente il tempo dell'intervento, franando addosso a Stella. Per il direttore di gara trattasi di penalty, dagli 11 metri puliti non sbaglia, 1-0 il parziale. Il vantaggio di Misano dura un quarto d'ora, dall'angolo Nova Firtia pesca Mezgur, libero sul secondo palo e per questo travolto dalla difesa di casa. L'arbitro, anche in questo caso, non ha alcun dubbio, dal dischetto lo stesso Mezgur non perdona, ristabilendo la parità in campo. Le due squadre a questo punto provano a superarsi. Muccioli, dopo uno scambio con Stella nello stretto, arriva alla conclusione con Romani pronto a dire di no. Sull'altro versante Luzzi in velocità scarica addosso a Sacchi in uscita, divorandosi il gol del sorpasso. Squadra a riposo sull'1-1. Nella ripresa il Misano parte subito all'attacco, Romani è chiamato alla respinta, mentre sul colpo di testa di Stella rimane immobile con la sfera che si perde al lato. Lo stesso Stella, sempre di testa, questa volta chiama all'allungo a terra l'estremo ospite. Poco dopo il match perde Lepri, allontanato dal direttore di gara dopo aver rivolto un brutto gesto al pubblico. Gli animi si riscaldano e assistiamo a Muccioli che viene stoppato da Romani, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco, mentre Nova Fiat recrimina fortemente per questa conclusione ribattuta in penale di rigore con un braccio da Antonietti. I replay e fermo immagine mostrano il tocco, ma l'arbitro in questo caso decide per il proseguimento dell'azione. A questo punto Luzzi cerca il gol raffinato, la sua rovesciata è fuori misura, apprezzabile il tentativo. Il Misano agisce di rimessa, ma Torreggiani scaraventa il pallone addosso a Romani in uscita. Per il tecnico di casa scatta questa volta la seconda ammonizione, dunque il cartellino rosso. Termina qui una gara molto accesa, soprattutto in fatto di polemiche, che riserva un punto da ambedue le formazioni in vista dei propri obiettivi.